Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Un caro saluto a tutti da Fabio Moresco e benvenuti ad un'altra puntata di Buon compleanno Venezia. Iniziamo la puntata ricordando il santo del giorno, 12 agosto. Secondo il calendario liturgico veneziano, oggi è il giorno di Santa Chiara, Santa Chiara Vergine, alla quale era dedicata una chiesa oggi demolita nel sestiere di Santa Croce e una oggi sconsacrata a Murano. Oggi avvenne, 12 agosto 1761, per ordine degli inquisitori di Stato, nella notte tra il 12 e il 13 agosto è arrestato Angelo Querini, nel Casin di San Moisè, sua abituale abitazione. Subito è tradotto al castello di Verona. Nell'ottobre del 1763 nuovi inquisitori di Stato ne decretano la liberazione, ma il suo impegno politico resta sotto traccia. Oggi con noi. Laureato in giurisprudenza, è cofondatore nel 1998 di un'associazione veneziana specializzata in cultura veneta, dal nome Europa Veneta, di cui ora è presidente. Cultore di storia veneta, tiene numerose conferenze su tutto il territorio nazionale. È autore di varie pubblicazioni, tra cui quella principale è un corposo volume sulla giustizia criminale della Repubblica Serenissima dal Medioevo al Settecento. Inoltre è coautore di due documentari video in DVD a carattere storico. Per la rubrica Oggi con noi ritorna nostro gradito ospite a Buon compleanno Venezia, Edoardo Rubini. Ciao Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi ricordiamo l'evento successo nella notte tra il 12 e il 13 agosto 1761 nel cosiddetto Casin o Teatro di San Moisè, conosciuto come Ridotto. L'arresto del nobilomo Angelo Querini, che era avogador de comune, una magistratura della Veneta Repubblica che oggi si potrebbe paragonare al pubblico ministero, forse anche più importante, perché aveva il potere di intromettere, cioè sospendere l'efficacia di leggi, sentenze, provvedimenti di qualsiasi consiglio dello Stato, qualora si fosse ravvisato un danno per il pubblico interesse. In generale, Angelo Querini incarnò la crisi del patriziato veneto, interpretando al peggio il proprio ruolo istituzionale. I suoi contrasti con gli inquisitori di Stato, che lui presentava come esigenze di libertà e anticonformismo, si dovevano al fatto che la Vogaria doveva difendere la legalità nella Repubblica, mentre lui inseguiva utopie, favorendo il processo rivoluzionario che di lì a pochi anni avrebbe travolto e dissolto la Repubblica aristocratica. Questi suoi atteggiamenti portarono allora all'arresto. Diciamo che allora arrestare qualcuno non era una cosa inconsueta, persino se si trattava di vertici dello Stato, perché vi era un generale rigore e severità nell'azione della giustizia. Soprattutto i diritti dell'individuo venivano dopo la tutela dell'interesse pubblico, che era difeso a qualsiasi prezzo. Angelo Querini nacque a Venezia il 31 luglio 1721 dal patrizio Lauro, del casato dei Querini di San Severo. La sua educazione fu affidata a Ferdinando Poretti, precettore e latinista a Padova, ma frequentò anche l'abate Carlo Lodoli, uno dei primi teorici del giardino inglese e libero muratore. Negli anni 40 del Settecento entrò a far parte di diritto del Maggior Consiglio, dove fu soprannominato Pantaloncino, un piccolo pantalon.
Nel 1747-48 e poi di nuovo nel 1756, gli interventi degli inquisitori interferirono con le vicende sentimentali del Querini, innamoratosi prima di Lucia Bon, moglie del bergamasco conte Romilli, e poi della ballerina fiorentina Angela Badi. Angelo non volle mai sposarsi e trascorse la vita a ridotto o a curare i suoi interessi personali nella villa di Altichiero vicino a Padova. Nel 1758 fu eletto alla Vogaria di Comù. La tensione con gli inquisitori crebbe ulteriormente nel 1761, con Querini nuovamente avogador, carica che lui intendeva gestire come un tribuno romano, quando gli inquisitori gli ordinarono di riaprire il decennale processo contro il patrizio Bartolomeo Zen, accusato di malversazione. Querini si lanciava in accuse reciproche anche contro l'altro avogadore Alvise Zen, appartenente all'ala progressista come lui. Questo modus operandi incrinava il decoro della Repubblica e soprattutto destabilizzava le istituzioni e la pace sociale. Tanto Querini si spacciava per eroe della libertà, tanto arbitrari erano i suoi interventi. Per compiacere una certa dama che conviveva a Brescia con il rettore Cappello, mise al bando da Venezia una povera cappellaia del cui lavoro la dama si era lamentata, ma gli inquisitori la riconobbero innocente e revocarono il bando. Futilità e personalismi, come nel caso del funerale del segretario Vincenti, che portarono ad uno scontro giudiziario che coinvolse il Consiglio dei Dieci e i provveditori alla sanità. Questo farsi trasportare dalle passioni personali, smarrendo il senso dello Stato, era una novità del Settecento che aveva attecchito su parte del patriziato, attratta dalle idee illuministe di Francia. Fingevano di lottare contro una pretesa oligarchia, quando invece erano gli sforzi dei conservatori patrizi ad arginare lo strapotere dei personaggi più facoltosi e influenti, nel solco della grande tradizione politica veneziana, che aveva sempre garantito libertà e trattamento equanime a tutti. Il malinteso discorso della democrazia preparò dunque la strada alla penetrazione della Rivoluzione francese, che concentrerà tutto il potere in mano a pochi autocrati della municipalità, indivisi al popolo. Il sospetto che Querini fosse portatore di idee liberali era accompagnato a quello di aver aderito alla massoneria. Questa convinzione sarà confermata dal ritrovamento nel 1785 del suo nome negli elenchi dei cospiratori affiliati alla loggia massonica di Rio Marina, dove compare il suo nome negli elenchi sequestrati dalla magistratura inquirente, gli inquisitori di Stato. Il 25 aprile 1785, proprio durante la festa di San Marco, fu appiccato il fuoco all'arsenale e per una strana combinazione cominciò a girare la voce che in un palazzo di Rio Marin si riuniva una setta di liberi muratori affine agli Illuminati di Baviera, l'ordine dei perfettibilisti, fondati nel 1776 da Johann Adam Weishaupt, una società segreta articolata sullo schema gnostico cabalistico che predicava la sovversione di ogni ordine sociale, sicché nel 1784 Weishaupt fu scoperto dalle autorità bavaresi che lo costrinsero alla fuga all'estero. Nel maggio 1785 la Repubblica quindi decise di smantellare tutte le logge massoniche. La mattina del 7 maggio le guardie fecero irruzione nella loggia di Rio Marin, sequestrando tutti gli elenchi degli affiliati, e poi fece altrettanto con le logge di Padova, Verona e Vicenza. Infine il 10 maggio fece un grande rogo a Palazzo Ducale di tutto l'armamentario esoterico che aveva prelevato in custodia. Gli elenchi riportavano anche il nome di alcuni nobili affiliati, tra cui il Querini, che peraltro nella sua vita non aveva mai perso occasione di far trasparire le sue idee. Ma torniamo a 25 anni indietro, quando è emanato dagli inquisitori l'ordine di arresto. Nella notte tra il 12 e il 13 agosto 1761 le guardie prelevano Querini nel casin di San Moisè, che costituiva la sua abituale abitazione, e quindi lo traducono al castello di San Felice a Verona.
una struttura posta sul lato settentrionale della cinta muraria, dove, fate eccezione per l'alloggiamento degli ufficiali, il soggiorno doveva essere senz'altro poco confortevole. Questo arresto creò enorme scalpore e fece rumoreggiare tutta Venezia. Sul piano formale fu un provvedimento politico preso d'urgenza. Non succedeva mai nella Repubblica che si irrogassero provvedimenti penali al di fuori di un regolare processo. La città e lo stesso ceto di governo si divisero in due blocchi: i tribunalisti, che sostenevano la mano pesante dello Stato, e i quirinisti, solidali con l'inquisito, che divenne in qualche modo leader dell'opposizione, una fattura politica tipica degli stati liberali, ma sconosciuta alla Repubblica, che ha sempre rifuggito questa spaccatura come il male. A testimonianza di quel clima troviamo anche un sonetto composto dal cugino dell'inquisito, il poeta libertino Giorgio Baffo, che vi leggo. Querini della tua sorte tirana, no te lagnar, pensa che cassafora se sta Camillo e Ciceron, ancora, da quella gran repubblica romana, a ste vicende la virtù più sana se sta sempre soggetta, e giusto allora che se sei in alto e che più d'ognun vadora, l'invidia ve precipita e ve scanna. S'ha visto questo in tanti gran paesi, Temistocle e Milziade poverassi, ise sta relegai dai suoi ateniesi, non tanto col destin de sti gramassi, ma consolate in questo, che sti pesi non sol venir addosso a viste cassi. Ecco, l'ultima terzina rappresenta l'acme del componimento. Il poeta dice a Querini: ma consolati pensando questo, che queste sventure non sogliono abbattersi sui mediocri, quindi tu sei un grande. Ecco, questo gli diceva il basso. Il partito che Querini andava formando intorno a sé e il malcontento di vari settori della nobiltà veneziana portarono al blocco dell'elezione dei membri del Consiglio dei Dieci nella seduta del Maggior Consiglio del 23 agosto 1761. Si pensò di risolvere la crisi nata da quella protesta creando 5 correttori che avrebbero dovuto proporre al Maggior Consiglio una riforma del Consiglio dei Dieci e del Tribunale degli Inquisitori per ridurne i poteri. Sui lavori del Parlamento Veneto influì l'azione del futuro doge Polo Renier, che stava producendo maneggi per barattare la rinuncia a questa riforma in cambio della scarcerazione immediata del Querini. Questo disegno fallì e si arrivò ad una blanda correzione, cioè riforma, nell'aprile 1762, proposta scaturita da Marco Foscarini, che riconfermò nella sostanza l'autorità dei Dieci e degli Inquisitori. Ciò segnò la vittoria dei conservatori con grande giubilo del popolo, sicché nell'ottobre del 1763, a bocce ferme, si ritenne di revocare la relegazione del Querini a Verona, essendo ormai superati i timori che l'avevano provocata. Si noti che i resoconti dei dibattiti politici in Maggior Consiglio furono segnati da una novità. Alcuni magistrati, per esempio l'avvocato Alvise Zen, cominciavano a citare massime di Voltaire e di Montesquieu di critica al sistema repubblicano di Venezia. Così Querini, una volta libero, comincia a viaggiare. Nel 1777 va anche in Svizzera e là incontra Voltaire. Gli fa dono di una medaglia che sigilla il filosofo, mentre sull'altro lato era rappresentata l'allegoria della filosofia, cioè l'illuminismo che fa crollare la superstizione, cioè la tradizione cattolica. Nel 1764 Querini dovette smentire di essere stato l'autore dell'opera dei Delitti e delle Pene, pubblicata anonima a Livorno. Aveva infatti espresso una calda adesione all'opuscolo di Cesare Beccaria e il libro fu sequestrato proprio perché gli inquisitori sospettavano che ne fosse lui l'autore. La maggior parte degli ultimi anni Querini li trascorse nella sua villa di Altichiero. La villa, non sontuosa, ma abbellita da un giardino attentamente curato secondo le istruzioni dello stesso Querini, conteneva stampe,
vi erano in evidenza i busti di Voltaire e Rousseau eseguiti dallo scultore Udon e tante rappresentazioni allegoriche. La villa, anche grazie al libro che vi dedicò Giustiniana Wine, contessa di Rosenberg, divenne un esempio molto noto in Europa di Domus Patrizia di Campagna, luogo di ritrovo per intellettuali e salotto culturale, nonché sede di loggia della massoneria egizia. Questo complesso restaurato fu in realtà riprogettato dall'architetto vicentino Domenico Cerato, anch'egli massone e progettista con Andrea Memmo del Prato della Valle, dove infatti Querini teneva un altro palazzetto. Villa Querini di Altichiero assunse la doppia veste di ospizio filosofico, come fu ribattezzata, per la presenza di ricche biblioteche e numerosissime statue con richiami all'arte antica e alla complessa simbologia illuminista e massonica, ma anche parco scientifico, dove tutto aveva una vocazione all'esperimento di tecniche avanzate, dal giardino inglese agli interessanti esperimenti agronomici che si richiamavano all'uso dell'energia elettrica sull'influsso degli studi fisici di Franklin. Sperimentare possibili avanzamenti nelle scienze agrarie, per esempio, era una delle sue occupazioni e quindi si sviluppavano vari esperimenti sulle concimazioni, la semina, la rattura, e lui stesso faceva parte dell'Accademia Agraria di Padova, alla quale tentava di suggerire ai contadini veneti queste innovazioni, trovando questo ceto popolare molto refrattario alle novità. E Patrizio si circondava di letterati, scienziati e pensatori come Melchiorre Cesarotti, Gasparo Gozzi, Saverio Bettinelli, Giuseppe Toaldo, Clemente Sibiliato, Francesco Milizia e Carlantonio Pilati. Visitarono la villa molte personalità come il Granduca Leopoldo I di Toscana, o Re Ferdinando di Napoli, il famoso Casanova anche, era ospite assieme a tanti altri, come la contessa di Rosenberg, che fu l'autrice dell'opera che documentò tutto sulla villa, che fu depredata in seguito proprio dagli epigoni delle teorie queriniane, cioè i giacobini illuministi. Vi furono sistemati nella villa marchi ingegni particolari, come un sistema di cavi e carrucole che permettevano di abbassare i quadri della sua raccolta per poterli vedere meglio da vicino, ed il primo parafulmine installato nel Veneto dopo la visita di Benjamin Franklin, suo inventore, che lui provò ad usare per controllare l'influsso delle onde elettriche sulle coltivazioni. Con l'invasione napoleonica, la villa fu saccheggiata, si diceva, dal vicepresidente della Repubblica Cispadana, Melzi d'Eril, che trasportò la maggior parte delle sue opere nella sua villa a Pelagio, sul lago di Como, dove ancora sono custodite, mentre le violenze della Prima Guerra Mondiale, volute dai Savoia, portarono alla distruzione quasi completa del complesso architettonico. Da ricordare altre occasioni che opposero Querini allo Stato veneto. Nel 1762 l'ingegner Rossi fu incaricato dalla Repubblica di abbattere i vecchi argini della Brenta a nord di Limena per sostituirli con terrapieni ritirati e rialzo delle arginature frontali tra Vigodazza e Altichiero, cosa che infastidì il nobiluomo perché gli rovinava la vista sul fiume. Di nuovo tra il 1789 e il 1792 ebbe una disputa con Angelo Artico, funzionario del magistrato alle acque, su altri lavori sulla Brenta che andavano a tagliare l'ansa del fiume dove Querini teneva i campi coltivati. Vi dedicò 8 opuscoli e stavolta la spuntò riuscendo a bloccare i lavori. Grazie alle sue infinite contraddizioni, nei suoi ultimi anni Querini si dimostrò ostile alla Repubblica francese di ispirazione giacobina nata dalla Rivoluzione. Nel 1793 Querini si oppose al ristabilimento e al mantenimento di regolari relazioni diplomatiche con Parigi. Quando era a Venezia passava tutto il tempo libero al Teatro Ridotto, che era detto Casin. Oggi è celebrato come prima casa da gioco nata al mondo. I casini erano dei salotti, luoghi di incontro a cui accedevano anche i nobili, purché fossero mascherati.
Mi si poteva ballare, ascoltare concerti, conversare, avere incontri galanti in atmosfera fastosa e festosa. Nel 1638 il governo della Serenissima bandì il gioco d'azzardo in tutta la città, autorizzandolo solo nel ridotto di Palazzo Dandolo di San Moisè, che divenne così ridotto pubblico. A ridotto si giocava alla bassetta, ai biribiri, al faraone, giochi d'azzardo nei quali si impegnavano i frequentatori, che però sperperavano intere fortune, arrivando persino a privarsi di effetti personali come orologi, anelli, collane, tabacchiere, eccetera. A causa del malcostume di alcuni nobili che dilapidavano i beni di famiglia, il governo della Serenissima chiuse la sala da gioco nel 1774, così ridotto funzionò solo come teatro. Querini morì il 30 dicembre 1796, all'alba della catastrofe dello Stato, a seguito di un malore improvviso che lo aveva colto proprio all'uscita del teatro ridotto. E anche nelle sue ultime volontà dimostrò di essere eccentrico, disponendo di essere sepolto nella chiesa di Altichiero, nella stessa tomba di una sua ex amante, Giulia Ursula Preato, notissima in tutta Europa per la turbinosa vita sentimentale. Angelo Querini fu invece sepolto a Venezia nella chiesa di Santa Maria Zobenigo, oggi detta del Giglio. Ed ora il nostro ospite il compito di darci un'indicazione letteraria per l'approfondimento del personaggio oggi così ben presentato. Dunque, io suggerirei agli ascoltatori di consultare per quanto possibile un libro che in realtà è rarissimo, però è quello che meglio ricorda, ricapitola la vita di Querini per quello che riguarda i suoi ideali. E si intitola Altichiero. Questa è una monografia scritta all'epoca, stampata quindi fino al Settecento, scritta da questa contessa di Rosenberg, Giustiniana Wine, che era rimasta affascinata dalle concezioni di costruzione di tutta la villa, dai labirinti ai giardini, alle coltivazioni, ma anche alla parte architettonica, tutti i marchi ingegni che vi aveva predisposto Angelo Querini, e quindi ha scritto questo libro che è arricchito con delle stampe bellissime, con queste sculture meravigliose, insomma, e che abbiamo visto avevano un'ispirazione filosofica ben precisa e in parte si richiamavano anche al discutibile armamentario ideologico della massoneria. Quindi il nostro grazie ad Edoardo Rubini per aver esposto su questo interessante fatto ed aver condiviso con noi le sue conoscenze e le sue ricerche, e quindi gli rinnoviamo l'invito per tornare presto nostro atteso ospite a Buon Compleanno Venezia. Sono sempre contento di partecipare a questa iniziativa con nuove puntate. Un caloroso saluto a tutti, in particolare al nostro Fabio. Si conclude qui la nostra puntata, ma prima di lasciarvi con il proverbio del giorno, vi ricordo che se vi è piaciuta la trasmissione lasciate un vostro mi piace ed iscrivetevi al canale YouTube Venezia Classic presenta Almanacco di Venezia. Il proverbio del giorno. Se ti nassi povero, ti può diventare ricco, ma se ti nassi mona, non ti può guarire. Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città.